Cosa c'è in Vietnam? C'è un tipo di arte marziale che si chiama Viet Vo Dao, ne parleremo insieme ad Eugenio Valentini, lui sono oltre 20 anni che fa questo tipo di arte marziale, chiederemo a lui anche perché continua a farlo, cioè che tipo di motivazione c'è alle spalle, soprattutto quali tipi di motivazione trova per continuare a fare questo sport, questa arte marziale. Ciao Eugenio, benvenuto. Ciao, grazie per l'invito. Allora Eugenio, tu quanti anni sono che fai questa arte marziale e poi perché la scelta di questa arte marziale piuttosto che altre? Mi terrò sul generico più di 20 anni, così almeno non sapremo la mia età. Così non fanno i conti. Nessuno farà i conti. Sì. Quando hai cominciato? Verso i 12 anni. Quindi contate da soli. Allora, questa arte marziale è il Viet Vo Dao, che significa? Letteralmente la via dell'arte marziale superiore o la via dell'arte marziale vietnamita, per indicare genericamente la sintesi degli stili marziali presenti in Vietnam, in tutta la regione del Vietnam, esportati a noi poveri occidentali. Occidentali, scarma, dice qualcuno. E quindi perché tu hai scelto questa arte marziale piuttosto che altre? Qualcosa che ti ha affascinato? Beh, non era molto famosa e non è, credo, tuttora molto famosa, però l'incontro è venuto quindi per caso, sostanzialmente. L'amore poi è rimasto per sicuramente una serie di motivi. Primo, credo la qualità, inizialmente la qualità della preparazione atletica, quindi la qualità della preparazione atletica rivolta al benessere, rivolta non espressamente a una performance sportiva, che possa rovinare il corpo oppure usurarlo, ma a poter essere continuata e proseguita per molti anni. Ci sono armi che utilizzate per fare questo tipo di arti marziali? Sì, nella pratica avanzata, sì, marziale o marziana. Marziana. Nella pratica avete avanzata, una navicella strana, particolare. Solo i più bravi, nella pratica avanzata è previsto lo studio di quasi tutte le armi bianche. Quindi parliamo da spada, sciabola, coltelli, bastoni, bastone corto, il giapponese nunchaku che in realtà si chiama long gun. Tu dietro la macchina non hai cose strane? Anche appresso con me. Appresso? Cioè, sempre. Aiuto. Non lo fate arrabbiare, eh? Vedi, e poi magari le persone non si rendono conto che, ecco, magari anche litigando così e rispondono male, non sai mai chi incontri. Magari la persona più tranquilla sulla faccia della terra, poi in realtà si scopre che da 20 anni fa arte marziale e lì sono. E per questo è ancora più tranquilla, altrimenti l'arte marziale non ha funzionato, no? È vero, perché chi fa arte marziale ha la capacità anche di gestire la situazione, magari invece altre persone tendono a subito voler fare picchiare tutti, invece la capacità anche appunto di chi fa arte marziale è questo, saper gestire. E forse è anche una cosa a cui siamo poco abituati a pensare, cioè l'idea che di fare qualcosa per tutta la vita, continuare ad allenarsi per tutta la vita, anche al combattimento, con l'obiettivo di non utilizzarlo. È una cosa che non fa molto parte, credo, del nostro modo di pensare, no? Noi pensiamo alla violenza applicata e alla violenza studiata e alla conseguenza. Cioè, invece lì è proprio il contrario. Nella pratica marziale dovrebbe essere proprio il contrario. Essere forte per essere utile, ad esempio, è il motto del Viet Vo Dao. Quindi l'obiettivo del Viet Vo Dao non è specificatamente creare un combattente, un uomo forte, ma creare una persona utile nella società, utile al prossimo, a se stesso. Soprattutto avere una certa sicurezza. Anche quando, tipo, ecco, smettila, immagino una persona che viene sotto, che tenta in qualche modo, smettila, dentro la tua testa, smettila, ti faccio fritto, ti faccio secco qui, quindi sei sicuro anche che qualsiasi cosa fa rimane al suo posto, se no... Beh, il conflitto c'è sempre, ovviamente, certo, il mondo non è bianco e nero, però la capacità di gestirsi viene prima della capacità di gestire gli altri, no? Quindi in generale la pratica delle arti marziali è consigliata per questo, comincia specie in età scolare, no? In età prescolare. Quindi tutte queste cose, motivazioni, sono appunto le cose che ti spingono a continuare a fare questo tipo di arte marziale. Beh, un'altra cosa bella di questo tipo di arte marziale che abbiamo qui da noi è paradossalmente il fatto che, ritengo io, non è un'arte marziale tradizionale. Quindi è un'arte marziale che si evolve negli anni, è un'arte marziale che prevede un consiglio di maestri, un direttorio tecnico che incrementa il numero delle tecniche, modifica un po' anche lo stile. Quindi non la vediamo come una pratica congelata nei millenni, come se arrivasse la grande saggezza, ma una pratica per l'uomo, una pratica che se trova qualcosa di più efficace modifica se stessa. Quindi è anche una grande ricchezza dietro, oltre a una base filosofica molto importante venendo dal taoismo. Sei stato in Vietnam? No.
No. Non hai mai avuto la curiosità di sapere come funziona lì? Mea culpa, non sono mai stato in Vietnam. Ma prevedo di mai dire mai, insomma. Sì, che magari capita l'occasione e vedi anche il tutto come funziona, da dove partì, perché da lì è partito, giustamente. Ho innumerevoli racconti di miei condiscepoli, maestri che hanno intrapreso più viaggi, perché ogni anno più o meno una delegazione parte, va in Vietnam, si aggiorna. Perché come dicevo, in Vietnam le scuole e gli stili sono diversi, sono molti. Il Viet Vo Dao che arriva da noi è diciamo il sunto, una sintesi di diversi stili, di diverse scuole presenti in Vietnam, elaborato da un consiglio di maestri, per diffondere anche insieme la cultura marziale vietnamita. C'è anche della meditazione alla base di questo tipo di arte marziale? Sì, ovviamente c'è una meditazione, adesso sarebbe lungo iniziare il discorso sulla meditazione, sui tipi di meditazione, in generale potrei diventare noioso e pedante, però sì, una meditazione sia durante la pratica marziale, per allo scopo quello di migliorare anche la performance del corpo, dopo magari una sessione di allenamento, dopo una sessione di riscaldamento, di potenziamento, e anche un indirizzo per poi eseguire pratiche respiratorie e meditative anche per conto proprio a casa. Quindi tu adesso sei diventato anche maestro? Insegni oppure ancora continui? Sì, no, io ho insegnato per... adesso sono in una piccola... un anno sabbatico, diciamo così, per tutti i miei familiari, ma io ho insegnato per tanti anni, ho insegnato per quasi 10 anni. E quindi adesso ancora pratichi comunque, a parte l'insegnamento, ancora... Sì, ancora mi... Questa passione continua, esatto. Ma se i nostri ascoltatori fossero interessati e volessero sapere maggiori informazioni e chiedere direttamente a te, c'è un modo che possono utilizzare, fare per scriverti? Beh, sì, sono così famoso sui social. Certo, possono contattarmi personalmente su Facebook o cercare anche io gestisco una palestra in cui ovviamente, caso strano, c'è anche il Viet Vo Dao. Che fa, non lo metti? Scusa. Questa palestra si chiama Freeway, giusto? Yes, Freeway. Dove si trova? Zona Spinaceto, Roma Sud. A Spinaceto, via Leroi di Cefalonia 45. Quindi siamo andate noi, lì, sono lì, c'è anche questa arte marziale, ci sono anche altre attività, essendo una palestra. Vuoi elencarne qualcuna? Adesso sono tante. Sono più di 20 attività che si riguardano sia le discipline del fitness, sia gli sport da combattimento, che altre arti marziali, perché noi siamo comunque multitasking e multidisciplinari. Esatto. Grazie Eugenio Valentini, c'è qualcosa che vuoi aggiungere prima di salutarci? Grazie a voi per l'invito e... no. Grazie, vabbè, non dico niente, giuro, non faccio niente. Intanto Bainez Roma continua.